Bentornati. Ancora una brutta sconfitta per l'MSP che non riesce a smuovere la classifica in campionato. Un inizio un po' incerto sta mettendo alla prova Samuel e i suoi compagni, che ancora non sono riusciti a trovare l'intesa vincente. Riuscirà l'MSP a trovare la chiave giusta per questo campionato? Ma soprattutto, riusciranno i Bomber a sbloccarsi? Stiamo a vedere. Signori, oggi è martedì, stiamo andando all'allenamento, non credo che il mister di tanto parlerà, forse parlerà la società, che è chiaro che c'è un problema che bisogna risolvere al più presto. Come ho ripetuto anche negli scorsi episodi, sì, siamo agli inizi, però non va bene, perché se continuiamo su questo trend potremo veramente incappare in un periodo tanto tanto buio e non riuscire ad uscirne più fuori. Quindi bisogna solo che lavorare ancora più duramente, stare concentrati, e ad oggi che siamo in questo periodo, diciamo così, negativo, bisogna stare più sereni possibili e lavorare senza ansie, perché se ci facciamo prendere dalle ansie e dal panico potremmo fare solo che peggio. Quindi tutta la squadra deve lavorare in maniera tranquilla e serena per riuscire di uscire da questo periodo abbastanza buio per noi. Non era previsto, però ragazzi, fa parte di ogni percorso che si rispetti, quindi cercheremo al più presto di uscirne. Speriamo in questa giornata di campionato, che sarà fondamentale per noi, fare bene. Non voglio e non oso immaginare cosa succederebbe se dovessimo appunto fare male anche questa settimana. Però io ci credo, e secondo me c'è tanta voglia nell'aria di dimostrare ciò che non abbiamo dimostrato in queste settimane. Detto questo, andiamo a prepararci veramente bene, perché ci aspetta una settimana veramente dura e intensa, e gli allenamenti saranno, penso, ancora più duri. Quindi ci vediamo direttamente agli allenamenti, andiamo a lavorare sodo e ci vediamo direttamente poi alla partita. Let's go! Andiamo, bravo.
siamo, è nuovamente un'altra domenica. Ragazzi, siamo partiti non benissimo e stiamo continuando non benissimo. Siamo reduci dalla terza sconfitta di fila. Abbiamo solo un punto in campionato e oggi giochiamo per dimostrare che è cambiato qualcosa e che sta cambiando qualcosa. Inutile dirvi che abbiamo parlato, riparlato, ci siamo allenati come si deve, però non basta, perché iniziano anche a finire le scuse da parte di tutti quanti, perché nel calcio non ci si può attaccare le scuse. Sono 90 minuti e in questi 90 minuti o si fa bene o si fa male, signori. Oggi speriamo di essere la squadra che ne uscirà meglio, ma soprattutto speriamo di riuscire a dare morale, che non nego che giustamente c'è e inizia a esserci anche un po' di malumore, giusto i risultati scorsi. Nella scorsa partita purtroppo è anche vero che abbiamo avuto molta sfortuna, ma l'attacco ancora non sta girando come dovrebbe girare. Boiaromella ancora non è riuscito a trovare il gol, in generale tutto il reparto d'attacco, centrocampo, abbiamo fatto un bel po' fatica. Io, come vi avevo già detto, ho riscontrato alcuni problemi in questo inizio di stagione, non sto rendendo certamente al massimo e al 100%, però sto cercando di sistemarmi e quindi sto cercando e voglio soprattutto dare una mano importante alla squadra, perché se sono rimasto, sono rimasto per un motivo e giustamente dobbiamo cercare il più possibile di avvicinarci a quelli che sono i nostri obiettivi, anche se siamo in un periodo, diciamo, non così buono per noi e abbiamo subito questo inizio di campionato un po' inaspettato. Adesso stiamo andando a affrontare la Comacchiese, una squadra che viene dall'eccellenza, una squadra che sicuramente ha dei buoni elementi ed è una buonissima squadra, ecco, ha più punti di noi certamente. Dobbiamo cercare assolutamente di andare a strappare questi tre punti fondamentali. Speriamo bene per noi, speriamo di riuscire a ritornare col sorriso, quello che manca da un po' da questa parte dell'MSP, e quindi andiamo ad ascoltare le parole del mister e ci vediamo direttamente in campo per questa quinta giornata di campionato. Let's go! Allora, giovani, è arrivato il momento dei fatti, perché nelle ultime due settimane abbiamo parlato parecchio, tutti, società, allenatore, spero anche tra di voi, in qualche maniera che vi siete confrontati per cercare di tirarsi fuori. Oggi è la giornata dei fatti, quindi è inutile che mi sto dilungando troppo, la classifica la conoscete, la situazione conoscete, i progressi che dell'ultima settimana li conoscete, è giusto, come abbiamo detto, pensarli, esaminarli, tenerli come una buona partenza per la partita di oggi, però i fatti sono che non accogliamo un cazzo dalla prima giornata, quindi bisogna a tutti i costi oggi cercare di fare dei punti, a tutti i costi. Però nello stesso tempo è la differenza tra essere giocatore nella testa, queste cose qua, se io sono giocatore non mi devono far giocare con l'ansia o la paura, perché se no la prestazione, lo so che è difficile, ma è la realtà, se no la prestazione non può essere al 120%, non può essere, perché mentalmente sono condizionato da qualcosa, che quello lo devi andare a leggere solo a fine mess. Durante la partita non posso pensare a un punto, devo fare dei punti perché Cerone si è incantato, il mister si è incantato, la società è incantata, perché quelle cose lì vi tolgono dalla concentrazione dei dettagli della partita. Sono due cose che, ripeto, un giocatore mentalmente, se è abbastanza pronto, deve saperlo. Dai ragazzi, fuori! Ponte Rivabella, quinta giornata di campionato, valevole per il campionato di promozione tra MSP e Comacchiese. Un saluto da Il Pipega, il vostro telecronista di oggi, che racconterà a voi questa sfida importantissima con questi tre punti in palio, appunto, tra Monte San Pietro e Comacchiese. Parte subito la Comacchiese a battere il calcio d'inizio di questa avvincente sfida. Il pallone per Dondi, la finta, rientra su Mancino, parte il cross, il colpo di testa di Bartolini, il pallone sul fondo. Ora ripartenza da parte della Comacchiese con il numero 11 che sguscia
in mezzo alla difesa, il pallone per il numero 7 che punta l'uomo, parte il tiro di Mancino, pallone sul fondo, Pecchini raccoglie il pallone sul fondo della rete. Riparte dunque l'MSP con il giro palla, errore gravissimo da parte della difesa, recupera il numero 4 da Coma Chiese, il passaggio dentro non viene capito e dunque calcio d'angolo, parte il cross di Samuel, il colpo di testa da parte della difesa, esce con il numero 1 Farinelli. Afrie, campanile verso Bartolini, gioca benissimo di sponda per Goyormella, Goyormella punta all'uomo, Goyormella finte di corpo, va sul sinistro! Il ritorno del bomber! Goyormella, la rete fantastica dopo un'azione in solitaria in contropiede, bellissima la giocata di Goyormella, rivediamo qui il replay, Farinelli non ci può fare nulla. MSP in vantaggio 1-0. Grande gol del bomber, il ritorno dopo la parentesi in quel di Porretta. Ma non ci sta la Coma Chiese che riprova con un lancio lungo, il colpo di testa da parte della difesa dell'MSP, ma esce palla al piede, benissimo. Ancora Dondi sulla destra, affiancato da Goyormella, Dondi fino in fondo, Dondi parte il tiro e la parata da parte di Farinelli. Quindi calcio d'angolo per l'MSP, sempre sui piedi di Afrije e Samuel, parte il cross, il colpo di testa, libera la difesa. Un po' in affanno la Coma Chiese con questo rinvio. MSP che tiene la pressione altissima, ora punizione per la Coma Chiese, il colpo di testa, pericolosissimo, il pallone va sul fondo. Il rinvio di Simone Pecchini, ancora verso Dondi, scatenato in questa partita, Dondi se ne va, entra in area, bellissima la giocata di Dondi, che però non serve, Bartolini da solo in mezzo all'area, il tiro va sull'esterno della rete. E ora il numero 2 Zannoni, Zannoni parte il cross ancora verso il bomber, Bartolini parte il tiro, la respinta della difesa e poi ci riprova, ancora bomber Goyormella, il pallone sul fondo. Lancio lungo da parte della Coma Chiese, colpo di tacco, provato a servire il numero 7 ma non c'è riuscito. Goyormella sulla destra, il pallone dentro per il numero 7, Inek, ancora Goyormella, rientra sul mancino, parte il tiro cross, il pallone che però si perde sul fondo. Ancora l'MSP che continua a mantenere altissima la pressione, ancora con Dondi che è veramente scatenato quest'oggi. Dondi cerca l'1-2 per Goyormella, attenzione, attenzione, l'arbitro fischia ma è simulazione, è simulazione. Goyormella che sembra aver preso il colpo, l'arbitro con il cartellino in mano pronto ad ammonirlo. Simulazione per Goyormella. Rimango un po' stupito per questo intervento da parte dell'arbitro, che è anche l'ultimo. Siamo al 45esimo minuto, MSP 1, Coma Chiese 0. In vantaggio la squadra di Off Samuel, con un'ottima rete dei bomber Goyormella che torna al gol. E si riparte dunque con il secondo tempo a Frie, subito il pallone largo, la chiusura della difesa Coma Chiese. Pallone per Dondi, dentro per Zannoni, funziona l'intesa, il pallone per Goyormella, Goyormella sul mancino! Goyormella sul fondo, vicino alla doppietta personale Goyormella, che non la trova ora, Bartolini. Bellissimo il passaggio di prima per Dondi, 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 la chiusura da parte di Farinelli, il pallone rimane a Goyormella! Il pallone alto di pochissimo, ancora vicinissimo alla doppietta Goyormella, non la trova. Coma Chiese che cerca con dei gran lanci lunghi, ma il pallone arriva a Goyormella, il pallonetto, e questa volta la rete da parte di Goyormella, la doppietta, il bomber di ritorno al 50esimo minuto, trova il secondo gol. Rivediamo il replay con un tocco sotto delicatissimo, dolcissimo, con il mancino, veramente una rete di pregevole fattura. L'MSP continua però ad attaccare ancora Goyormella al palo. Il palo di Goyormella e poi sulla ribattuta Galli non riesce a trovare la rete. Sempre in trazione offensiva il Monte San Pietro, adesso con un colpo di testa ancora da parte di Galli, il pallone sul fondo.
ci riprova a Coma Chiese con un tiro da fuori, pallone che però si perde sul fondo. Pechini ancora inoperoso, il lancio lungo ancora per la Coma Chiese che prova con il numero 11, il pallone che però va sul fondo. Off Samuel, bruttissimo l'intervento del numero 18 su Samuel, che però viene sostituito al 59esimo. Il cambio, esce uno zoppicante Off Samuel, che però anche oggi ha fatto la sua partita di grande quantità e qualità. Parte il numero 10 della Coma Chiesa, ancora la respinta da parte della difesa dell'MSP. Il pallone che rimane su Dondi, il passaggio per il numero 18 in contropiede, l'assist per Zannoni, il palo e ancora il pallone rimane lì. Dondi! Dondi! La rete di Dondi, bellissima! In tap-in dopo il palo da parte di Zannoni, gol più che meritato, oserei anche dire. La prestazione di Dondi è stata di grande caratura sia nel primo tempo che all'inizio di questo secondo. Siamo al 64esimo, MSP 3, Coma Chiese 0. Ora ci riprova la Coma Chiese con un calcio d'angolo. Parte il cross, il colpo di testa, non tocca! Non tocca! Il difensore tocca il numero 9 e dunque accorcia le distanze la Coma Chiese con Tedeschi, il colpo di testa. Ancora il pallone per Galli, parte il tiro, Farinelli la parata, poi il colpo di testa di Bartolini, la traversa, chi dice di no ad Alfredo Bartolini. E ancora il numero 9 della Coma Chiese, parte il tiro, la parata di Simone Pechini, che questa volta non ha nessun tipo di problema. Ancora l'MSP con il numero 20, la rete del numero 20, Scarpati, che porta il risultato sul 4-1 per l'MSP. Ora ci prova la Coma Chiesa con un tiro, ma il pallone finisce sul fondo. Poi una punizione del numero 10, la grande parata di Simone Pechini, che mette la firma su questa partita. All'86esimo ancora il numero 10 della Coma Chiesa, parte il cross, il colpo di testa, respinge la difesa e poi Licciardo che allontana il pallone, però fa buon lavoro la retroguardia dell'MSP. Poi parte il cross e ancora la chiusura da parte del numero 7, Inek, buonissimo, buonissimo il suo intervento. Parte il cross ancora con questi grandi calci d'angolo e punizioni, ma riparte in contropiede il pallone per Licciardo, rientra sul destro, il pallone è per Zannoni, parte il tiro, non trova la rete, però sempre in proiezione offensiva. Siamo al 91esimo e 59 secondi, il pallone in rimessa laterale, ma l'arbitro decreta la fine di questa sfida. MSP 4, Coma Chiese 1, grande vittoria dell'MSP, che in campionato porta a casa questi altri tre punti fondamentali per il proseguo della stagione. Andiamo! Ci siamo! Ci siamo! Oh, ragazzi, si conclude qua questa quinta giornata di campionato e lo dico stavolta con sorriso, finalmente, dopo un inizio molto incerto da parte nostra, primi tre punti importantissimi, signori. Gran prestazione, gran risultato. Avevamo bisogno di ritrovare fiducia, avevamo bisogno di ritrovare tre punti, avevamo bisogno di uscire da questo loop molto molto brutto in cui siamo entrati in queste primissime giornate di campionato, perché la squadra non è scarsa, ma purtroppo in queste 5 giornate di campionato non eravamo riusciti in un modo e nell'altro a trovarci. Intesa che oggi c'è stata, doppietta di Luca Gogliormella, quindi ragazzi ripartiamo da quelli che erano i nostri pupilli, quindi il risveglio di Gogliormella, come si intitolerà questo episodio, e poi successivamente i gol degli altri nostri compagni di squadra. Quindi almeno per una volta l'attacco direi che ha funzionato alla grande e speriamo che continui a funzionare. Ragazzi, abbiamo fatto solo e solamente 3 punti più 1, quindi 4. Significa solo una cosa: non bisogna montarsi la testa, non bisogna staccare la spina adesso, e ora arriva il momento per continuare questa scia
e iniziare da oggi il nostro percorso. Faccio i miei complimenti anche a Peco, che oggi ha giocato comunque sia una gran bella partita. Hai preso un gol, però beh, ci sta. Purtroppo oggi non siamo stati attentissimi su quell'angolo, hanno lasciato libero l'uomo e era troppo vicino, quindi hai preso un gol. Come hai visto questo cammino nostro? Vittoria che ci volevo assolutamente, perché anche per ripagare il duro lavoro che in settimana, vittoria meritata, perché comunque abbiamo creato molte occasioni, abbiamo svelato tanti gol, però direi vittoria molto netta, diciamo, sì, secondo me. Vittoria netta, nonostante loro comunque sia, diciamo, hanno cercato di avere sempre un po' il pallino del gioco, esatto. Quindi hanno giocato un po' più di noi siamo stati più bravi nel riuscire a essere un po' più cinici, esatto. E poi a realizzare loro comunque gol. Una bella squadra, situazioni che nelle partite precedenti succedeva al contrario, esatto. Quindi esatto, magari giocavamo un po' più di noi, avevamo noi un po' più di possesso, noi le prime occasioni, e poi altri erano più bravi a sfruttare le loro occasioni, certo. Quindi a farci gol. Signori, mi raccomando, fatemi sapere come avete visto questa partita e come ho giocato io, come ho giocato tutta la squadra. Penso di aver fatto una discreta partita, poi sono uscito per un infortunio che spero che sia niente di grave, perché ho male al polpaccio, però penso di recuperare. Signori, ci vediamo in un prossimo episodio. Ve l'ho detto, dovete credere in noi, dovete supportarci sempre come fate, sempre. Perché il vostro supporto è veramente importante. Sembra scontato, ma non lo è mai, perché abbiamo bisogno anche di voi per riuscire nel nostro intento in questo magnifico percorso all'MSI. Lasciate like e iscrivetevi al canale, fateci sapere, mi raccomando, chi dobbiamo chiamare per il prossimo provino all'MSI. Ciao!